In due semplici assi di legno era chiuso l'amore di Gesù per l'umanità. È questo il richiamo della croce che milioni di giovani hanno sentito, soprattutto nelle giornate mondiali della gioventù. Il passaggio dalle mani di chi ha appena vissuto quell'esperienza alle mani di chi la vivrà da lì a poco è diventato il momento centrale delle GMG. Il primo a consegnarla fu Giovanni Paolo II al termine dell'anno santo della Redenzione. Era la Domenica delle Palme, il 22 aprile 1984. Migliaia di ragazzi in piazza San Pietro accolsero il segno della salvezza in Cristo. Uno dei giovani che allora portò la croce oggi è un sacerdote. Marcello Bedeschi, tra gli organizzatori di quell'iniziativa, racconta che già si intuiva la sua forza straordinaria. Il suo ricordo va a Madre Teresa di Calcutta, chiamata a dare testimonianza ai ragazzi. Vai a San Pietro e non la vedevo più, Madre Teresa. Poi la scorsi era tutta, diciamo, inginocchiata vicino a questa croce e che la baciava e la toccava. È stato un momento emozionatissimo per me, per quello ho visto che questa croce cominciava a avere qualche cosa di importante. Madre Teresa la baciò prima di venire via e poi venne a fare la testimonianza. Da quel momento la croce ha preso un cammino che poi ha avuto tante tante vicende e tanti luoghi che ha percorso. Il pellegrinaggio della croce iniziò subito, prima tappa alla Cecoslovacchia, paese ancora chiuso nella cortina di ferro. Venne smontata e rimontata nella casa del primate. Era il segno della vicinanza del Papa. Percorse l'Europa, poi l'Asia nel 1989, successivamente arrivò negli Stati Uniti e a Gran Zero nel 2002. Prima di Sydney nel 2005 la croce ha viaggiato per tutta l'Africa. Il cardinale Stanislav Rilko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. Io spesso dico che questa croce è diventata come una specie di aratro. Aratro che prepara il terreno per la semina delle giornate mondiali della gioventù. Così è stato, ad esempio, l'ultima volta in Brasile. A me personalmente ha commosso molto l'immagine della visita della croce in un carcere giovanile in Brasile. Vedere questi poveri ragazzi che con le loro piccole mani stendevano volendo toccare questa croce che passava davanti alle loro celle. È stato molto commovente, quasi un grande desiderio, un grido di questi giovani: Cristo, guariscici, guarisci le nostre ferite. Custodita nel centro giovanile San Lorenzo, a due passi da Piazza San Pietro, la croce ha raccolto i timori e le ansie di milioni di giovani, offrendo sempre la stessa risposta in Cristo e nel Vangelo. Dalla generazione Wojtyła ad oggi i ragazzi sono cambiati, ma il pellegrinaggio della croce continua ancora. Ogni GMG è una specie di provocazione, santa provocazione nei confronti della Chiesa. Ci parla di una Chiesa che è vicina ai giovani, che ascolta i giovani, che cerca di rispondere a questo bisogno fondamentale dei giovani di oggi, cioè il bisogno della speranza. E credo che questo è il frutto più grande che le GMG generano oggi, sia nella Chiesa che nei giovani stessi, la speranza.